Terni, con il budget del 2001 di questo bando, ha voluto realizzare, ha voluto abbigliare il nuovo info point della cascata. Contiene materiali delle ex municipalità ternane e poi contiene anche tutti i materiali di quelli che sono i 21 comuni che fanno parte di questo progetto. Progetto Le Terre dei Borghi Verdi, che è stato finanziato l'anno scorso con fondi della regione. C'è ancora in fase di realizzazione, in fase di affidamento, il nuovo bando per l'anno 2022. In cosa consiste Le Terre dei Borghi Verdi fondamentalmente? Consiste in un territorio fatto di 21 comuni dell'Umbria meridionale che si mettono insieme per promuovere appunto questo territorio. Promuovere attraverso delle iniziative di turismo lento che possono essere da attività minima infrastrutturali come può essere l'info point, ma come possono essere delle attività come passeggiate in bici, passeggiate in bicicletta, che sono state realizzate nel corso ovviamente del 2021, sono stati realizzati circa 50 eventi tra camminate e biciclettate, diciamo, e nell'anno 2022, se verrà approvato il bando, come credo che verrà approvato, verranno realizzati ulteriori eventi. Verranno realizzati eventi dai singoli comuni che fanno parte di questo raggruppamento. In più l'idea è quella di proporre tra settembre e novembre, in un periodo di destagionalizzazione, quindi in un periodo dove vengono fatti meno eventi rispetto all'estate, una sorta di festival delle Terre dei Borghi Verdi, dove ogni weekend farà riferimento a degli eventi di turismo lento che potranno essere fruiti, speriamo, da turisti un po' da tutta Italia e speriamo anche dal di fuori dell'Italia.